Rieccoci in un nuovo video. Come vedete, quest'oggi utilizzeremo questo mazzo così affascinante ed esotico, appunto le carte del Divine Masculine o comunque le carte della porta del Sacro Giardino. Oggi ci occuperemo, ovviamente proprio perché questo è un mazzo che ha un taglio fortemente maschile, di un uomo con il quale voi avete una storia nascosta, clandestina, perché è una persona impegnata, può essere sposata, fidanzata, convivente, comunque una persona che ha un'altra donna o comunque un'altra persona al suo fianco ufficialmente. Quindi vostro rapporto è sempre stato ovviamente nascosto, però questa persona in quest'ultimo periodo, vuoi la complicità delle vacanze oppure di motivazioni che andremo a chiedere agli arcani, questa persona si è allontanata da voi, quindi è da un po' di tempo che non la sentite, non la vedete. La vostra storia pare essersi arenata, quindi pare che lui abbia deciso di interromperla o comunque di tenerla in stand-by. Vogliamo cercare di capire perché questa persona ha preso questa decisione, ha fatto questa scelta, quindi di tenere la vostra storia in stand-by, di congelarla momentaneamente. Utilizzerò un metodo che so che a voi piace tantissimo, che è il metodo della croce celtica, che è obiettivamente un metodo un po' lungo, però ragazzi permette obiettivamente di scandagliare bene la situazione da un punto di vista temporale. Quindi non solo presente e futuro, ma anche il passato, perché ovviamente ragazzi, in particolar modo in una situazione tipo questa, è fondamentale cercare di capire che cosa possa essere accaduto, quindi quali possano essere i fatti, gli eventi di cui magari voi non siete assolutamente a conoscenza, che hanno però portato questa persona a questa decisione, ok? Quindi cerchiamo di capire bene il passato, diciamo più lontano, qualche mese fa, tra voi e questa persona, il passato più recente, quindi qualche settimana fa, qualche giorno fa, il presente, e cercheremo anche di capire, conoscere qualcosa sul futuro, quindi futuro più vicino, prossimo, e il futuro più lontano, quindi entro i 6 mesi, grosso modo, è una data indicativa. E ovviamente cerchiamo di capire gli ostacoli, perché mai come in questa stesa è assolutamente fondamentale riuscire a capire cosa possa essere accaduto, cioè quali fattori possano essere intervenuti, fine da portare questa persona a questa presa di posizione nei vostri confronti e nei confronti della vostra storia. Ok? Quindi io inizio a mescolare gli arcani. Cerchiamo quindi di capire, per tutte le persone che si sintonizzano su questa stesa e per il principio di sincronicità, cosa è accaduto a quest'uomo con il quale voi avevate una storia clandestina. Quindi uomo impegnato, sposato, con o senza figli, quindi una persona che ha un'altra donna, comunque un'altra persona al suo fianco, da un punto di vista ufficiale, che poi frequentava anche voi. Che cosa è accaduto? Perché questa persona si è allontanata? Perché non lo sentite da un po' di tempo? Perché non lo vedete da un po' di tempo? Cosa è accaduto? Cerchiamo di capire bene quali fattori possano essere intervenuti. Se c'è qualcosa che questa persona vi ha magari nascosto, se c'è qualcosa che voi non sapete e che ora è arrivato il momento però che voi sappiate. Allora, cerchiamo un po' di capire quindi quest'uomo come sta vivendo anche magari la situazione presente, quindi come sta vivendo questo momento di allontanamento da voi, come sta vivendo la sua situazione, condizione familiare, il rapporto con quest'altra donna. Insomma, cerchiamo un po' di scandagliare bene la situazione. Allora, andiamo un po' con il metodo della croce celtica, che è un metodo che approfondisce molto bene determinati dettagli. Come vedete, io tendo a mescolare molto gli arcani
proprio perché in qualche modo cerco di dare tempo anche a voi, comunque, di concentrarvi sulla domanda in modo da essere più aderenti possibili alla stesa, grazie al principio di sincronicità. Perfetto, allora. Vediamo un po', partiamo dalla prima carta che rappresenta il presente, ossia questa posizione qui. Quindi, in questo momento, come sta vivendo questo allontanamento questa persona? Vediamo un po'. Cosa gli sta accadendo? Qui abbiamo il re di bastoni. In realtà questa persona vi sta cercando, vorrebbe comunque cercarvi, pensa di farlo a breve, perché i bastoni rappresentano ovviamente anche le comunicazioni e ovviamente è una persona assolutamente intenzionata a riprendere la storia. Il re di bastoni si sente padrone in questo momento, vedete? Di tutto ciò che è in suo possesso, di tutto ciò che in qualche modo gli appartiene. Quindi è come se in questo momento si sentisse più forte, più motivato, con le spalle coperte per poter tornare da voi in maniera più tranquilla e serena. Ragazzi, il re di bastoni ci parla sicuramente di attrazione, di desiderio, quindi questa persona ovviamente ripensa, sì, per carità, anche malinconicamente, ma ovviamente qui c'è una componente fisica non indifferente, ok? Quindi è una persona che in questo momento si sente comunque, vi ripeto, molto più sicura di sé. È una persona che probabilmente ha anche chiari i suoi progetti, programmi. Quindi evidentemente questa persona potrebbe, lo vedremo poi comunque bene nel passato, essersi fermata anche per riflettere, perché la caratteristica primaria del re di bastoni è di sapere con certezza cristallina ciò che si vuole. Quindi quest'uomo finalmente sa che cosa obiettivamente vuole da voi, finalmente. Ma non solo da voi, anche che cosa vuole dal rapporto con voi e soprattutto che vi vuole. Questo è un dato di fatto. Quindi questa è una persona che sicuramente, vi ripeto, vuole sentirvi, vuole contattarvi, perché i bastoni ci parlano comunque di un'attività pratica, anche fisica, che questa persona vuole intraprendere nei vostri confronti. Vi ripeto, ci parla di movimento, ci parla di comunicazione, quindi questa persona sta cercando, probabilmente anche già nel presente, di contattarvi o comunque lo farà a breve. I re rappresentano comunque delle tempistiche piuttosto veloci, quasi similari alla velocità del cavaliere rispetto per esempio alle carte delle regine o dei fanti, che invece rappresentano delle situazioni più altalenanti e più statiche, insicure. In questo caso invece il re rappresenta proprio un'evoluzione molto più rapida della situazione, in particolar modo in questo caso di un'azione pratica, come tipico appunto dei bastoni, che questa persona ha tutta l'intenzione di mettere appunto in atto per poter tornare da voi.
Questa è una persona, vi ripeto, che ha ben chiaro il proprio futuro, ma evidentemente in qualche momento del passato ha dovuto fermarsi per guardarsi dentro, probabilmente come se si fosse sentito senza un appoggio, senza la terra sotto i piedi. Qualcosa ha iniziato in qualche modo a vacillare nelle sue certezze. È un uomo piuttosto orgoglioso. Quindi tende spesso a non voler mostrare le proprie défaillance o in qualche modo le proprie difficoltà, quindi piuttosto si allontana, ma in qualche modo è una persona comunque, nonostante la situazione, però trasparente e pulita. Cioè, nonostante chiaramente questa persona tradisca la compagna con voi, però obiettivamente nei vostri confronti è comunque una persona leale, quindi per adesso non vengono frequentazioni amorose altre rispetto a voi e alla compagna, o assolutamente una intenzionalità di chiudere il rapporto con voi. Anzi, vi ripeto, qui abbiamo proprio come prima carta il cuore della stesa, un uomo che vi sta pensando e desiderando particolarmente. È una persona che ora reputa di poter tornare da voi in maniera più serena, in maniera più tranquilla. Quasi anche tra virgolette, prestatemi il termine, facendo bella figura. Perché vi ripeto che è un uomo molto orgoglioso. Tiene molto a ciò che gli altri pensano di sé, quindi anche al giudizio che voi avete di lui. Per cui in questo momento ritiene di essere sufficientemente al top, diciamo così, per potersi riaffacciare a voi. Vediamo però a questo punto gli ostacoli, perché così riusciamo meglio a capire il demonio. Allora, attenzione, perché la carta del demonio potrebbe rappresentare anche una situazione che è precipitata all'improvviso a causa della scoperta di un tradimento. Quindi potrebbe essere accaduto qualcosa del tipo che la moglie o la compagna ufficiale o fidanzata ha letto un vostro messaggio, o per esempio ha visto il vostro numero nella lista delle sue chiamate, oppure ha visto la vostra presenza nella rubrica del suo account WhatsApp, oppure sui social. Ok? Perché il diavolo nelle situazioni clandestine rappresenta proprio questo. Quindi delle situazioni che vengono alla luce in maniera inaspettata e che causano un terremoto. Quindi qui chiaramente potrebbe anche essere accaduto che qualcuno possa aver scoperto di voi e possa averlo riportato alla compagna. Quindi non necessariamente lei debba aver scoperto in prima persona qualcosa di voi due, ma qualcuno lo ha riportato, qualche nemico. Quindi qui può essere accaduta una cosa di questo tipo, per cui lui si è dovuto fermare. Ecco perché vi ho detto prima che probabilmente in passato questa persona ha sentito in qualche modo la terra mancargli sotto i piedi. Davo quasi per scontato, che potesse essere accaduto qualcosa di abbastanza grave, se non altro. Il diavolo rappresenta dei conflitti, rappresenta delle liti, rappresenta parole grosse, rappresenta momenti di grave tensione. Quindi vi ripeto che questa persona potrebbe veramente aver addirittura subito delle minacce da parte della compagna ufficiale. Nel caso in cui abbia scoperto di voi, per esempio, di creargli problematiche da un punto di vista economico, oppure nel caso in cui abbiano dei figli, potrebbe questa donna in qualche modo aver attuato dei comportamenti meschini per cercare in qualche modo di rovinare il rapporto tra lui e i suoi figli. Quindi qui qualcosa di grave è assolutamente accaduto. Oltremodo, quando la carta del diavolo viene in posizione di ostacolo, già anche in posizione positiva, una carta un po' pesante. Comunque,
addirittura in posizione di ostacolo, direi che in questo caso potrebbero proprio essere delle menzogne, delle avventure extraconiugali scoperte, venute alla luce. Questo può aver portato quindi a forti disaccordi, addirittura comunque degli scontri diretti con la compagna, dove possono essere volate parole grosse, e in qualche modo questa persona può aver subito, vi ripeto, dei ricatti, delle minacce, una sorta di prevaricazione da parte di questa persona. Ma potrebbe questo demonio rappresentare anche una situazione particolarmente critica, che non riguarda la scoperta del tradimento. Anche se però generalmente il diavolo in accezione negativa rappresenta quasi sempre in queste situazioni qualcosa che è stato scoperto, però potrebbe avere anche delle altre accezioni, ossia questa persona potrebbe per esempio aver avuto grossi problemi professionali, quindi potrebbe riguardare anche un licenziamento e quindi una grossa perdita economica. Per cui questa persona potrebbe in qualche modo essere caduta in una forma di depressione, o potrebbe anche essersi data al vizio del gioco, per esempio, perché il diavolo, vi ripeto, in accezione negativa, è una carta particolarmente pesante, che ci parla comunque di eventi carichi di negatività. Ci può essere stato un cambiamento molto importante, molto pesante, a prescindere dalla volontà del vostro uomo. Quindi lui può aver subito un cambiamento che sicuramente non è stato positivo né per la vostra storia, ma in particolar modo per lui. Quindi questa persona ha affrontato un momento di crisi in cui ha avuto paura, paura delle responsabilità, paura dell'ignoto. Probabilmente potrebbe essere in qualche modo, vi ripeto, caduto in eccessi, o avere in qualche modo abbracciato solo momentaneamente dei vizi. Quindi qui c'è stata una fatalità che in qualche modo ha dominato la sua vita, gli eventi, lo ha travolto. Quindi tutto ciò che questa persona viveva come una situazione abbastanza equilibrata, cioè il riuscire a tenere comunque il piede in due scarpe, in qualche modo questa situazione si è ribaltata. C'è stato un momento di grande squilibrio, di grande caos. E questo ha portato a degli ostacoli molto importanti, per cui questa persona si è dovuta fermare. Si è fermata ovviamente per non creare ulteriori problemi a se stesso, ma anche per eventualmente non creare problemi a voi. Quindi può aver agito sicuramente in maniera egoistica, perché comunque avrebbe, se non altro, potuto rendervi partecipe di ciò che gli stava accadendo. Ma vi ripeto, questa è una persona molto orgogliosa, quindi preferisce piuttosto non farsi sentire né vedere, per non comunque in qualche modo perderci la faccia, soprattutto nei vostri confronti. Quindi c'è stato un periodo di involuzione per questa persona. È chiaro che però la carta del diavolo in accezione negativa ci parla non proprio di una fatalità, ma di una serie di errori che sono stati compiuti dal soggetto. Quindi fondamentalmente questa carta cosa ci sta dicendo? Che tutto ciò che gli è accaduto è dipeso da comportamenti sbagliati che questa persona ha avuto in passato. Quindi ha pagato per determinati errori. Ok? Quindi non è il destino che si è accanito contro questa persona, eh? Potrebbe rappresentare però anche il diavolo l'allontanamento dalla compagna ufficiale, una separazione, addirittura una richiesta di divorzio. Qualcosa che però, contrariamente a quanto lui potesse pensare, lo ha sconvolto. Il diavolo ci parla anche di gelosia, quindi questa è una persona che potrebbe aver subito delle grosse scenate di gelosia. Oppure potrebbe rappresentare, in alcuni casi, anche una gravidanza indesiderata. Voi sapete che io, per correttezza, devo darvi ovviamente tutti i significati di una carta, in modo che ciascuno di voi, proprio perché siamo in tanti, possa prendere e cogliere il significato più aderente alla sua situazione.
Quindi qui qualcosa di grave è successo. Quindi sicuramente queste prime due carte ci confermano la domanda. Quindi qui è accaduto qualcosa di grave o comunque di distruttivo. Potrebbe anche rappresentare una malattia, ma sapete che non mi piace assolutamente parlare di queste cose nel momento in cui appunto si fanno questo tipo di stese. Ok? Però potrebbe rappresentare anche una situazione di questo genere. Comunque una situazione estremamente critica, per cui questa persona si è sentita in gravi difficoltà. Vediamo però la meta, quindi la meta karmica, a cosa è destinato il vostro rapporto. Al 7 di coppe, delle scelte importanti. Allora, 7 di coppe rappresenta per eccellenza la carta della scelta. Il 7 di coppe rappresenta una situazione di coppe, quindi sentimenti, quindi questa persona prova dei sentimenti per voi. Ma questa persona deve tirarsi sulle maniche e iniziare un po' a capire che cosa vuole fare da grande, perché questa persona, come vi ho detto con il demonio, è causa del suo stesso male. Cioè, questa è una persona che ha sbagliato tanto nella vita, ha compiuto diversi errori. Ed è ora, dice il karma, che questa persona impari a prendersi le responsabilità di ciò che ha combinato sino ad ora, facendo comunque delle scelte in qualche modo definitive, perché il 7 di coppe ci parla comunque di decisioni, di scelte, decisioni relative proprio al campo degli affetti. Quindi sicuramente il vostro rapporto è destinato a riprendere, perché il 7 di coppe ci parla ovviamente di conquista, di riappacificazioni, di incontri anche importanti da un punto di vista sentimentale. Ci parla di un rapporto che viene riallacciato dopo magari appunto un momento di fermo, quindi il rapporto con voi, la vittoria su tutti gli ostacoli, addirittura un rapporto che può sfociare nella convivenza. Quindi questa persona sicuramente potrebbe addirittura rompere con la compagna ufficiale e iniziare un rapporto ufficiale con voi. Quindi sicuramente anche nel momento in cui comunque momentaneamente il vostro rapporto rimanga comunque non del tutto libero, sarà un rapporto felice. Ma è arrivato il momento comunque di prendere delle decisioni. Il 7 di coppe parla anche di una telefonata importante, quindi molto probabilmente voi riceverete delle notizie da parte di questa persona che vi scioccheranno quasi, ma ovviamente in maniera positiva in questo caso. Quindi sicuramente i sogni vengono realizzati, ma questa persona deve prendere una decisione, perché il 7 di coppe ci parla proprio di appunto una decisionalità che in qualche modo deve prendere piede, perché altrimenti non si va da nessuna parte. Vediamo il passato più lontano, quindi gli scorsi mesi, cosa è accaduto? Vediamo un po' se c'erano già delle avvisaglie. Il matto. C'erano e come? Allora, questa è stata sempre una persona comunque altalenante nel rapporto con voi, quindi è sempre stata una persona imprevedibile, cioè in qualche modo difficilmente riuscivate ad organizzare il vostro rapporto in maniera metodica. Questa è una persona che poteva appunto chiamarvi all'improvviso, che poteva cercarvi all'improvviso, perché il matto ci parla di imprevedibilità. In determinati momenti sentivate questa persona molto allegra, in altri però cadere in una sorta di mutismo e di allontanamento. Quindi probabilmente non è la prima volta che questa persona si è allontanata, o comunque questa persona già dava segnali, ragazzi, di in qualche modo un momento di crisi, perché il matto ci parla appunto di instabilità, di incoscienza, di rischio. Quindi probabilmente questa persona già altre volte nel vedervi ha rischiato di essere in qualche modo beccata. E ovviamente in questo caso potrebbe essere accaduto che rischiando troppo, poi questa persona può essere appunto stata scoperta, come vi ho detto
poco fa con la carta del diavolo. Quindi è chiaro che questa persona ha corso molti rischi per potervi vedere, per poter stare con voi, per poter trascorrere del tempo con voi. Ed è sempre stata una persona altalenante, ma non soltanto nel contattarvi, nel vedervi, ma anche per quanto riguarda la propria interiorità, per quanto riguarda i sentimenti. Questa non è mai stata una persona convinta e sicura di ciò che in qualche modo volesse dal vostro rapporto, provasse per voi, Perché la carta del matto, ragazzi, ci parla di immaturità e ci parla di un individuo che non fa progetti, che vive in un eterno presente. Quindi questa è una persona che ha vissuto i primi momenti della vostra frequentazione o comunque i mesi scorsi in maniera molto infantile, in maniera puerile, quasi senza grandi prospettive. È come se questa persona a volte dicesse: ma tanto questa storia sicuramente non potrà andare avanti, prima o poi si interromperà. E quindi con voi viveva, sì, una bella storia, perché il matto ci parla anche di momenti di gioia, di momenti di spensieratezza, di leggerezza, ma che comunque lasciamo spazio spesso anche a dei momenti di caos interiore, per cui questa persona tante volte si è fermata a pensare: ma è giusto continuare questa storia o forse è il caso che io la interrompa? Guardate che enorme differenza tra il matto e il re. Il re nel presente, cosa vi dicevo con il re? Ora questa persona ha sotto controllo i suoi sentimenti, sa cosa vuole. Nei mesi scorsi assolutamente no, quella carta del matto assolutamente no. Questa persona veramente non sapeva che cosa fare di voi, del vostro rapporto, della compagna ufficiale, del rapporto con la compagna ufficiale. Era una persona che già stava in qualche modo covando dentro di sé un momento di grande crisi e vi ripeto, una persona che può aver già rischiato parecchio per potervi vedere e sentire, Quindi probabilmente deve aver attirato troppo la corda. Vediamo a questo punto il passato più recente, quindi le scorse settimane, gli scorsi giorni, la carta della temperanza. Infatti, questa persona chiaramente poi ha cercato e trovato, perché con la carta della temperanza, una sorta di equilibrio. Quindi ci parla anche di guarigione. Nel caso in cui questa persona sia stata male, potrebbe essere una situazione di guarigione. Nel caso in cui ci sia stato qualche parente, per esempio, un genitore piuttosto che un fratello, una sorella, qualcuno, o anche la compagna ufficiale stessa, che sia stato e sia stata male, questa persona ad oggi può tirare un sospiro di sollievo, perché la persona che appunto non è stata bene evidentemente in via di guarigione, o proprio, vi ripeto, lui stesso, ok? Nel caso in cui questa persona abbia affrontato un momento di crisi con la compagna ufficiale, in questo caso abbiamo la temperanza, quindi le acque in qualche modo si stanno calmando, quindi la compagna non è più così carica d'odio, così rabbiosa come invece potevamo immaginare con il diavolo in accezione negativa. Quindi probabilmente hanno parlato, perché la temperanza parla di compromessi attraverso comunque dei discorsi, delle comunicazioni, quindi si sono probabilmente confrontati e quindi molto probabilmente sono riusciti a trovare in qualche modo una quadra, quindi non comunque a perdonare un eventuale tradimento, ma comunque a darsi del tempo per capire nel caso in cui la problematica sia stata questa. Nel caso in cui, per esempio, questa sia stata una persona che ha perso il lavoro, in questo caso questa persona potrebbe aver già avuto dei contatti con altri datori di lavoro e addirittura aver già iniziato un nuovo lavoro o in qualche modo potrebbe aver recuperato il denaro che ha perso. Quindi la situazione nelle scorse settimane è andata via via migliorando, ecco perché poi abbiamo appunto il re nel presente. Proprio perché obiettivamente la situazione sta migliorando e quindi questa persona si sente meglio. Quindi guardate come tutte queste carte confermano la posizione del re di bastoni. Ora questa persona si sente in qualche modo più sicura nel poter tornare da voi, perché vede la situazione in qualche modo calmarsi.
Di conseguenza c'è stato anche un clima di riappacificazione. Quindi probabilmente questa persona ha anche ricevuto, vi ripeto, delle buone notizie. Ci sono stati dei compromessi, c'è stato un parlare che ha rassicurato questa persona, per cui ora si sente libera di poter tornare tranquillamente da voi. E probabilmente questa persona adesso, in questo momento, in una situazione esterna, contingente a lui, molto più serena e tranquilla, ora sta facendo i conti con il proprio cuore, perché la temperanza ci parla di riflessioni mature, cosa che questa persona nei mesi scorsi non faceva, e ve l'ho detto con la carta del matto. Questa è la carta del futuro, ma è il futuro più recente, quindi entro massimo un 3 mesi, futuro tra voi e lui, ovviamente. Vediamo un po'. Che bello, 10 di coppe. Allora, ve l'ho detto con questo 7 di coppe, che il vostro è un rapporto, secondo me, destinato anche all'ufficialità, andando ovviamente avanti nel tempo. Allora, 10 di coppe. Questa persona sicuramente vi vuole vedere. 10 di coppe ci parla anche di un ambiente casa, perché di solito è l'ambiente domestico. Quindi potrebbe volervi venire a trovare. Per esempio, a casa vostra, ovviamente, dato che è lui l'impegnato, o comunque anche nel caso in cui anche voi siete impegnate, vuole vedervi in un ambiente per voi conosciuto, quindi dove vi siete sempre visti e incontrati. Sicuramente ha intenzione di vedervi a breve, perché le carte di coppe rappresentano comunque i giorni, massimo qualche settimana. Ma è una persona che ha veramente un profondo desiderio di riabbracciarvi. Ed è una persona che ha intenzione di cambiare la sua vita. Il 10 di coppe è una carta che ci parla di una chiusura di un ciclo per iniziarne uno completamente nuovo. Ve lo dicevo con il 7 di coppe. Questa è una persona che sicuramente vuole riprendere la quotidianità che aveva con voi, quindi vedervi, sentirvi. Ed è legato, vi ripeto, all'ambiente quotidiano, al vostro luogo di residenza. La città, il paese in cui voi vi siete sempre, per esempio, incontrati. Quindi sicuramente questa persona vi vuole vedere, vuole trascorrere del tempo con voi, vuole appagare anche i suoi stessi desideri, questo sicuramente. Ma quello che a mio avviso è l'aspetto più importante è che qui abbiamo una maturazione affettiva notevole, qui abbiamo un 10 di coppe. Quindi il percorso evolutivo affettivo di questa persona sta giungendo verso un livello di maturità e saggezza notevole. Vi ribadisco di nuovo quello che vi ho detto all'inizio con il re di bastoni. Questa è una persona che sta in qualche modo analizzando, cercando di capire cosa prova realmente. Di nuovo abbiamo una carta di coppe, quindi questa è una persona che prova un enorme sentimento d'amore per voi. Quindi probabilmente in questo momento, proprio standovi lontano, con tutte queste grandi difficoltà che questa persona ha capito probabilmente l'importanza della vostra presenza nella sua vita. Quindi questa persona vuole un consolidamento. Questa persona vuole ritornare ad una intesa perfetta con voi. Quindi sicuramente aspettatevi, vi ripeto, comunque degli atteggiamenti anche affettuosi, dolci, eroticamente anche importanti. Questa persona vuole godere della vostra presenza e del vostro rapporto. Vi ripeto, nel vostro ambiente quotidiano, che può essere un ambiente domestico o comunque un ambiente che voi due conoscete molto bene, magari dove vi siete incontrati o comunque dove vi siete sempre visti. Quindi sicuramente è una carta di fortuna, una carta di maturità, di felicità e di armonia. Quindi ragazzi, questa persona sicuramente vuole tornare da voi e vi vuole assolutamente rivedere. È molto decisa questa persona nel riprendere il rapporto con voi. Vi ripeto, quindi tra pochissimo tempo aspettatevi una comunicazione, perché questa persona ha tutta l'intenzione di poter ritornare da voi. E lo vuole fare, ma perché? Perché prova un sentimento, parliamo di coppe. Vi desidera, assolutamente sì. Ma vuole starvi anche vicino questa persona, perché probabilmente nel momento in cui vi siete allontanati, questa persona si è sentita male senza di voi. Questa è una persona che ha sofferto. Non è una persona che è stata bene lontano da voi, assolutamente. Però
come ci suggerisce il 7 di coppe, questa persona deve iniziare a riflettere, perché questa situazione in realtà non può andare avanti così, eh? Questa è una persona che deve effettuare delle scelte. Questa è una posizione molto importante perché rappresenta tutto ciò su cui voi potete in qualche modo avere un'influenza. Vediamo un po'. Qui abbiamo la giustizia. Allora, ragazze mie, voi dovete in qualche modo cercare di portare questa persona a quella benedetta decisione. Cioè, dovete cercare di far capire a questa persona che anche voi avete necessità e diritto, giustizia, di avere la vostra serenità. Che quindi questa persona, chiaramente, anch'essa ha diritto di prendersi tutto il tempo che vuole per poter decidere e pensare, ma non trattando voi in questo modo. Quindi dovete chiedere equilibrio. La giustizia rappresenta, vedete questa bilancia, quindi il riequilibrare una situazione che sino ad ora è stata troppo sbilanciata a vostro sfavore. Questa persona si è presa troppo tempo per se stessa. È vero, ha avuto diversi problemi, però chi ci ha rimesso siete state anche voi. Quindi dovete chiedere, pretendere a questa persona giustizia. Cioè un riequilibrare comunque la situazione in modo che comunque tra di voi non ci sia più una situazione di addirittura allontanamento, un allontanamento così brusco. Quindi non vi si sta chiedendo di litigare con questa persona, anzi la giustizia ci dice proprio tutto il contrario. Ma dovete cercare di far capire a questa persona che comunque voi non siete state bene lontano da lui, comunque lontano da questa persona e che è il caso che porti il rispetto comunque a voi e al vostro rapporto. Quindi cercate di far capire a questa persona che voi siete una donna comunque attenta, una donna che comunque rispetta i tempi degli altri, una donna comprensiva, una donna empatica, ma che potete anche diventare severe, perché la giustizia è un arcano che ci riporta alla severità. Quindi cercate di far capire a questa persona che l'equilibrio è ciò che serve nel vostro rapporto, anche nel momento in cui rimanga una storia clandestina, ma una situazione di equilibrio. Quindi che non ci siano periodi così burrascosi, perché questa situazione a voi ha fatto sicuramente male. Le modalità con le quali potreste voi agire in maniera severa, in modo da far capire a questa persona che comunque ha sbagliato, sono tante, ovviamente non creando sicuramente conflitto con questa persona, assolutamente no, ma cercando comunque attraverso il dialogo, perché la giustizia ci parla di dialogo, innanzitutto di capire cosa sia accaduto, perché la giustizia ci parla di verità. Quindi cercate comunque anche un po' di capire cosa effettivamente possa essergli accaduto, ragazzi, non facendogli chiaramente il terzo grado, ma cercando in qualche modo di estrapolare delle verità. Ma soprattutto fate capire a questa persona che non pendete dalle sue labbra. Cioè, nel caso e nel momento in cui questa persona torni da voi, non corretegli incontro con gli occhi a cuoricino. Cioè, dovete cercare di, come dice la giustizia, mantenere sotto controllo desideri fisici e sentimenti. Cercate di far capire a questa persona: d'accordo, sono felice per il tuo ritorno, ma così non ci si comporta. Quindi cercate di mostrare anche voi più saggezza, anche voi più maturità. Quindi vi ripeto: d'accordo, essere contente e felici del suo ritorno. D'accordo, riportare ad uno stato di armonia e di equilibrio, ma cercate di capire innanzitutto cosa possa essere accaduto e fate capire a questa persona che comunque qui le tempistiche sono state troppo lunghe e che quindi in qualche modo questa persona deve darsi una regolata, perché voi non potete essere parcheggiate lì ogni volta che questa persona possa avere, anche per carità, dei problemi importanti, ma voi esistete, avete i vostri diritti. Quindi cercate di
controllare anche solo momentaneamente quello che provate per questa persona, proprio per cercare di fargli capire che comunque in questo caso questa persona non si è comportata bene. Inoltre la giustizia ci parla anche di massima cautela, nei confronti di qualche menzogna di troppo. Quindi questa persona potrebbe tornare non raccontandovi proprio tutta la verità. Cercate ovviamente di far capire a questa persona che avete intenzione di capire. O comunque, vi ripeto, noi donne sappiamo perfettamente come cercare di capire, no? Di captare alcuni segnali. Quindi, in qualche modo, cercate di far capire a questa persona che anche voi avete dei diritti, che non siete lì ad aspettare lui, che siete contente e felici del suo ritorno, ma che non siete lì ad aspettare lui. Quindi agite in maniera severa, Non chiudendo il rapporto. Però, ragazze, facendosi rispettare, perché qui le tempistiche obiettivamente sono state un po' lunghe, a prescindere da quello che possa essergli accaduto. Ma il telefono esiste. Per mandare un messaggio al massimo 2-3 minuti. Non penso che questa persona abbia la compagna ufficiale H24 con gli occhi puntati addosso e sul suo telefono. Quindi il comportamento non è assolutamente giustificabile. Ok? Quest'altra posizione rappresenta invece i fattori ambientali, le influenze degli altri sul vostro rapporto. Vediamo un po' se in qualche modo si è intromesso qualcuno o qualcosa. Il Paggio di Pentacoli. Allora, sì, potrebbe essersi intromesso un pettegolo, perché il Paggio di Pentacoli rappresenta o un ragazzino giovane, quindi potrebbe essere un figlio, nel caso in cui queste due persone abbiano un figlio, il Paggio di Pentacoli potrebbe rappresentare appunto un bambino o comunque anche una figlia, perché generalmente i paggi fanti non hanno una indicazione precisa di genere, quindi in realtà potrebbe essere un figlio o una figlia, piccola però di età, o comunque non più grande dei 20 anni, che potrebbe avergli dato delle grosse difficoltà. Poiché potrebbe essere una persona, potrebbe essere un giovane, un bambino, una bambina particolarmente capriccioso. Una persona stravagante, un po' lunatica, una persona poco equilibrata, che potrebbe quindi aver creato dei momenti di tensione e soprattutto di preoccupazione. Perché potrebbe essere anche, per esempio, un adolescente che ha delle condotte un po', diciamo, borderline, quindi potrebbe sicuramente essere un figlio o una figlia, vi ripeto, che potrebbe in qualche modo avergli creato delle difficoltà e delle preoccupazioni. Nel caso in cui queste persone non abbiano figli, il paggio, vi ripeto, potrebbe essere un amico, ma anche un parente, un po' troppo pettegolo, una persona disonesta, sleale, che potrebbe in qualche modo averlo ingannato e potrebbe, per esempio, aver scoperto di voi e davanti alla compagna ufficiale potrebbe aver fatto appunto qualche battuta causando poi questo terremoto. Oppure potrebbe essere una persona che potrebbe addirittura averlo ricattato. Perché generalmente in accezione negativa il Paggio di Pentacoli ci parla proprio di un individuo particolarmente superficiale, di un vanitoso, di un pettegolo. Una persona disonesta può essere anche un ladro, uno speculatore, un truffatore. Quindi vi ripeto, potrebbe essere per esempio qualcuno che possa avergli prestato del denaro per poi, per esempio, rivolerlo in tempistiche molto veloci e non preventivate. Oppure potrebbe essere qualcuno che può aver dato a lui, per esempio, delle dritte finanziarie volutamente sbagliate. Oppure potrebbe essere un collega di lavoro che potrebbe avergli fatto perdere il lavoro o potrebbe avergli promesso, per esempio, il passaggio da un contratto a tempo determinato e indeterminato, invece poi ovviamente non ha fatto nulla di tutto ciò. Quindi è una persona che ha invidiato da sempre segretamente il vostro uomo e quindi in qualche modo può aver bloccato e contribuito, diciamo, al raffreddamento e all'allontanamento di questa persona nei vostri confronti. Ok, quindi una persona veramente molto disonesta. E ovviamente è un elemento
sul quale voi non potevate assolutamente agire e di cui probabilmente voi sapete molto poco, quasi nulla. Come indicazione astrologica, parliamo di pentacoli, quindi potrebbe essere segno zodiacale Vergine, Toro, Capricorno, oppure potrebbe avere come ascendente in uno di questi tre segni, oppure potrebbe avere un tema natale ricco di questi tre segni nei pianeti che strutturano la personalità, quindi la Luna, Venere, Marte e Mercurio. Cioè, per esempio, potrebbe essere un ragazzino, una ragazzina con segno zodiacale e quindi Sole in Capricorno e la Luna in Vergine, è un esempio. Ok? E magari Mercurio in Toro. Quindi c'è una forte presenza di terra. Comunque vi ripeto, è una persona disonesta e sleale che potrebbe aver danneggiato il vostro uomo e quindi aver contribuito a questo momento di grossa difficoltà. Vediamo a questo punto lo stato d'animo di quest'uomo, quindi come sta vivendo in questo preciso momento di allontanamento da voi, quindi qual è il suo stato d'animo in questo momento. Allora, di nuovo un re di pentacoli questa volta. È maturata molto questa persona, evidentemente, nello stare lontano, perché mi viene di nuovo come comunque un re. Allora, sicuramente è una persona che, vi ripeto, ha le idee chiare, stessa cosa che vi dicevo prima per quanto riguarda appunto il re di bastoni. È una persona che ha le idee molto chiare ed è una persona che sicuramente ora ha sotto controllo anche e soprattutto, parliamo di pentacoli, il suo aspetto finanziario. Quindi è una persona che potrebbe aver ricevuto del denaro che per lui chiaramente in questo momento è molto importante, che lo fa sicuramente sentire con le spalle coperte. Quindi potrebbe, per esempio, aver trovato un lavoro nel caso in cui l'avesse perso, un lavoro remunerativo, quindi che comunque gli permette una paga, direi più che sufficiente, oppure potrebbe aver ricevuto, per esempio, un prestito, quel prestito che magari aspettava da tanto tempo, oppure potrebbe aver ricevuto un'eredità, oppure potrebbe per esempio aver venduto, per esempio, un bene immobile, quindi una casa, un appartamento, e aver avuto un grosso guadagno, quindi un grosso ricavo da un punto di vista economico e finanziario. Quindi obiettivamente in questo momento questa è una persona che si sente con le spalle coperte, soprattutto da un punto di vista economico e finanziario. E come vi dicevo all'inizio, si sente ovviamente in qualche modo più incentivato nel poter tornare da voi. È come se molto probabilmente in questo momento di grande crisi questa persona si sia sentita quasi meno virile e di conseguenza quasi meno autorizzata addirittura nel poter tornare da voi. In questo momento invece si sente assolutamente in gran potere, vi ripeto, in gran controllo, soprattutto da un punto di vista economico-finanziario. Di conseguenza è una persona che vi ripeto, ha tutta l'intenzione in questo momento di tornare da voi. È di nuovo un re, quindi in tempistiche abbastanza veloci e soprattutto di portarvi delle comunicazioni. Ragazzi, parliamo di un re di pentacoli, quindi qui c'è tanta materialità. Questa è una persona che a livello fisico, devo ammetterlo, sta impazzendo senza di voi, perché abbiamo un re di pentacoli, abbiamo un re di bastoni, quindi chiaramente la terra e il fuoco. È chiaro che questa persona è sicuramente particolarmente desiderosa, diciamo così, di tornare da voi. Di conseguenza, aspettatevi sicuramente da parte di questa persona, in qualche modo, vi ripeto, un ricontatto. Quindi non è una persona che è sparita e che ha intenzione comunque di non farsi più sentire da voi, assolutamente, ma molto probabilmente ve l'ho detto perché questa persona in questo momento si sente con le spalle coperte. È come se la situazione finanziaria in qualche modo sia migliorata, ma di gran lunga, perché il re di denari dispone di molto denaro, quindi è riuscito comunque a racimolare molto denaro e quindi in questo momento si senta con l'animo più sereno e più tranquillo. Questa è una posizione molto importante, ecco, scusate, ho toccato la telecamera,
rappresenta il futuro fra di voi nei mesi un po' più lontani. Quindi il 10 di coppe riguardava comunque entro massimo un 3 mesi, quindi il futuro entro grosso modo un 3 mesi, questa posizione è il futuro entro massimo 6 mesi. Quindi che cosa accadrà tra di voi? E qui abbiamo il paggio di coppe. Ragazze, allora, attenzione, questo è sicuramente un elemento importante nel caso in cui voi non lo vogliate, attenzione ad una eventuale gravidanza, perché il paggio di coppe potrebbe rappresentare proprio un figlio o una gravidanza, ok? Quindi nel caso in cui voi non vogliate figli, cercate comunque di prestare attenzione. Come vi ho detto all'inizio, io devo dare tutte le indicazioni comunque di ciascun arcano, soprattutto nel momento in cui, diciamo, mi compare una carta di questo genere che, caso in cui comunque voi non vogliate figli, possa rappresentare comunque un elemento poi di disequilibrio nell'ambito della vostra coppia. Quindi c'è anche questa possibilità. Nel caso in cui però voi lo vogliate, questa possibilità vi assicuro che potrebbe tranquillamente appunto concretizzarsi. Comunque il fante di coppe rappresenta, vi ripeto, come un po' tutti i fanti, rappresenta delle comunicazioni. Quindi sicuramente le comunicazioni e le notizie sono in primo piano. Quindi arriveranno delle notizie, messaggi, telefonate, sms, qualsiasi cosa, un invito, una proposta, che questa persona ha tutte le intenzioni, ve l'avevo già detto dall'inizio comunque, di farvi, e che porterà poi all'evoluzione del vostro rapporto. Questa è una persona che sicuramente si presenterà da voi in maniera molto diversa dal solito, quindi in maniera molto più romantica, perché parliamo di un fante di coppe, quindi quasi corteggiandovi, come una persona che ha intenzione di riprendere, come vi ho detto col 7 di coppe e 10 di coppe, la sua posizione al vostro fianco, come una sorta di fidanzato. Quindi una persona che ha intenzione di riprendere il rapporto con voi e di farlo però sotto una luce diversa, quindi in qualche modo mostrandovi quello che prova per voi. Sicuramente il fante di coppe ci parla anche di lealtà, quindi una lealtà comunicativa importante, quindi questa persona sicuramente sarà molto disponibile al dialogo e sarà anche molto più empatica questa persona, quindi cercherà di capire anche molto di più la vostra posizione, perché ovviamente una delle caratteristiche dei personaggi di coppe è proprio l'empatia, la capacità di capire l'altro in tutto e per tutto. Quindi rappresenta proprio l'innamorato sincero, l'ammiratore, il corteggiatore e soprattutto, vi ripeto, le buone notizie. Quindi questa è assolutamente una persona che vuole ritornare da voi, di gran carriera, che ha intenzione di vedervi e di incontrarvi, e lo farà soprattutto entro breve tempo, quindi entro le prossime settimane sicuramente riceverete delle notizie da parte di questa persona e soprattutto questa persona vorrà vedervi e rivedervi. E lo farà sicuramente dandovi, secondo me, anche, vi ripeto, delle spiegazioni, proprio perché la carta del fante di coppe ci parla proprio di comunque lealtà, di trasparenza per quanto riguarda proprio le comunicazioni, quindi il raccontarsi, il parlare di sé. Quindi aspettatevi sicuramente da parte di questa persona anche delle confidenze, quasi un confidarsi, un rivelarvi un qualcosa che probabilmente sino ad ora è sempre rimasto celato. Quindi sicuramente questa persona, vedete, si farà avanti. Guardate, questo ragazzo sta suonando questo strumento, quindi potrebbe farvi una serenata, perché no? Sono comunque quei vecchi modi di corteggiare una donna che in realtà probabilmente mancano tanto oggigiorno. Quindi questa persona potrebbe anche scrivervi una lettera o semplicemente un banale sms, una telefonata, comunque qualcosa, magari anche inizialmente di piccolo, ma di molto significativo, che porterà sicuramente a delle buone proposte e che ovviamente porterà poi all'evoluzione del vostro rapporto, ve lo dicevo, con questo 10 di coppe, quindi al ritorno dell'armonia.
quindi alla riappacificazione. Ok? Quindi è chiaro che già con questo 7 di coppe, ragazzi, e ovviamente la prima carta che apre la stesa, io ve l'ho sempre detto, è fondamentale in una lettura. Qui abbiamo questo re di bastoni, quindi diciamo che l'epilogo era abbastanza ovvio, cioè questa persona non vuole assolutamente chiudere la situazione con voi, anzi, è una persona che comunque in questo momento sa che deve scegliere e farà una scelta importante. Proprio perché ovviamente non ha nessuna intenzione di continuare in questo modo. Ma vi ripeto, è anche una persona tutto sommato piuttosto leale o che comunque in questo momento ha tutta l'intenzione di voler comunque comportarsi in maniera leale con voi. Quindi non è una persona che vi tornerà con l'intento di in qualche modo ingannarvi. Attenzione, è una persona che tornerà con la voglia comunque di riprendere il rapporto con voi, di riportarlo in auge e di vivere di nuovo dei momenti molto importanti con voi. In particolar modo è un individuo che potrebbe appunto prendere decisioni importanti per quanto riguarda il suo rapporto ufficiale, quindi potrebbe addirittura questa persona, perché no, decidere di lasciare la compagna ufficiale per creare qualcosa di ufficiale con voi, ve lo dicevo, con questo 7 di coppe. Quindi questa è una persona che ha tutte le intenzioni comunque di portare avanti il vostro rapporto, anzi, addirittura in futuro, perché no, di ufficializzarlo. Di conseguenza è una storia che sicuramente in questo momento ha affrontato dei momenti piuttosto negativi, ve l'ho detto con questo diavolo, ma è anche una storia assolutamente destinata comunque a riprendere e soprattutto a riprendere ovviamente sotto l'egida dell'amore, perché qui abbiamo carte del futuro che ci parlano di coppe, 7 di coppe, 10 di coppe e paggio di coppe, quindi le tre carte del futuro ci parlano inevitabilmente di amore. Quindi ragazze, non vi preoccupate perché questa persona assolutamente tornerà innamorata, però vi ripeto, attenzione, quello che un po' vi veniva consigliato appunto con la giustizia. Cercate di far capire a questa persona che non siete a sua completa disposizione, ma che deve assolutamente imparare a gestire la situazione, seppur per carità difficilissima, con tutte le difficoltà del caso, però tenendo conto ovviamente anche del rispetto che innanzitutto deve a voi. D'accordo? Di conseguenza, buoni incontri e buona fortuna.